Vivi l'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli, riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in cartapesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato. Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Grande paura ieri pomeriggio per lo sciame sismico che ha colpito la parte sud-est della Sicilia. Un'altra scossa è stata registrata questa mattina e intanto, secondo i sismologi dell'INGV, non è possibile prevedere i terremoti. Uno sciame sismico continua ad interessare la Sicilia orientale, dove alle 16.35 di ieri un terremoto di magnitudo 4.2 con epicentro tra le province di Siracusa e Ragusa è stato avvertito fino a Catania. Probabilmente ancora la sequenza potrà continuare, sicuramente non sappiamo con che entità i prossimi terremoti verranno registrati. Ieri grande paura per la popolazione, molti cittadini, soprattutto nel Ragusano, sono scesi in strada, ma dalle verifiche effettuate dalla Protezione Civile non sono stati segnalati danni a persone o cose. La domanda è sempre la stessa: i terremoti si possono prevedere? Ormai diciamo è detto e ridetto più volte che i terremoti purtroppo non sono prevedibili. Nell'area dell'Iblei nel passato, la sismicità storica ce la insegna, è stata sede di terremoti di grossa energia. Pertanto ciascuno di noi dovrebbe essere sempre pronto a andare incontro a un fenomeno del genere. Le intercettazioni sono state determinanti per l'operazione Tax Free condotta dalla Guardia di Finanza di Catania, che ha portato in carcere tra gli altri il giudice tributario Filippo Impallumeni e l'imprenditore Giuseppe Virlinzi. Impallumeni è stato colto da malore. Sono stati fissati per giovedì prossimo nel carcere catanese di Piazza Lanza gli interrogatori di garanzia degli indagati nell'operazione Tax Free, che ha portato all'arresto di 4 persone. Intanto ha trascorso la notte in ospedale nel reparto di cardiologia del Cannizzaro e non in carcere, così come disposto dal GIP Marina Rizza. Uno degli arrestati, cioè il giudice tributario Filippo Impallumeni, 71 anni, accusato dalla procura etnea di corruzione in atti giudiziari perché avrebbe utilizzato per 5 anni automobili della concessionaria Virauto di Giuseppe Virlinzi, anche lui arrestato perché accusato di aver beneficiato di sentenze favorevoli nel campo dei tributi. Impallumeni, che è cardiopatico, ieri sera ha accusato un malore. Le indagini della Guardia di Finanza si basano anche su intercettazioni in cui emergerebbero gravi indizi. Le irregolarità nelle procedure di costituzione della Camera di Commercio Unificata di Catania, Ragusa e Siracusa è premessa indispensabile per il futuro buon funzionamento dell'ente. Essa pertanto non può riguardare solo gli addetti ai lavori o le associazioni datoriali. Ad affermarlo sono i rappresentanti di diverse associazioni di categoria che questa mattina hanno denunciato le gravi irregolarità che si stanno registrando nella costituzione della Camera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa. Sarebbe bastata un'attenzione in più quella che registriamo in altri procedimenti analoghi di accorpamento delle Camere di Commercio sia in Sicilia che altrove, per chiaramente non farci dire quello che oggi lamentiamo, così come da mesi. E quando parlo di mancanza di trasparenza parlo di un deficit di regolarità che si è registrato dall'inizio della procedura a tutt'oggi e che chiaramente mette in crisi tutto il sistema. Il leader dell'NCD in Sicilia, Giuseppe Castiglione, analizza le polemiche interne al Partito Democratico sul caso del tesseramento anche alla luce delle dichiarazioni di Cuffaro. È chiaro che nella vicenda interna del Partito Democratico non sono in condizione di poterci entrare. E lungi da me da entrare nelle dinamiche di un partito, mi verrebbe solo una battuta. Se basta così poco per far implodere un partito ed alimentare un dibattito che per molti versi sembra un dibattito surreale.
se oggi Cuffaro volesse fare del male al PD basterebbe una battuta. Noi abbiamo un progetto politico che è riunire l'area dei moderati, mettere insieme coloro che in questa terra vogliono guardare al futuro e soprattutto non vogliono attardarsi nelle polemiche molto spesso sterili e invece vogliono guardare alle questioni molto serie, molto concrete. Al via questa mattina l'apertura dei lavori del seminario sullo stato di salute degli stock nel Mediterraneo alla presenza del commissario europeo per l'ambiente. I mari europei non sono gli stessi e soprattutto i criteri sulla pesca nei mari del vecchio continente non possono essere uguali fra loro. E questo è uno dei temi centrali affrontati a Catania dalla Commissione europea per l'ambiente e la pesca, che ha sottolineato la gravità della situazione in cui versa il Mediterraneo, in cui gli stock, cioè il tipo di pescato, sono sempre più ridotti. Né si può immaginare un intervento normativo comune senza tener conto delle specificità del Mare Nostrum. Che c'è un problema. La seconda cosa, che dobbiamo fare qualche cosa su questo problema. E il terzo, dobbiamo discutere cosa possiamo fare e anche che dobbiamo fare qualche cosa al più presto possibile. Il commissario Vella ha incontrato così anche una delegazione di pescatori siciliani e a chi gli domanda della mancanza di regole da parte dei marittimi dei paesi del Nord Africa risponde: io credo che non possiamo continuare ad usare questa scusa. Sai perché? Perché anche quei stock dove predominante ci sono soltanto pescatori europei abbiamo la stessa problema. Code e rallentamenti oggi sulla strada statale 121 a causa di un incidente avvenuto in direzione Paternò. Un anziano alla guida di una motoape carica di arance è rimasto ferito dopo essere stato tamponato da un'auto. Soccorso e trasportato a bordo di un elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita. E siamo alla pagina dello spettacolo. Andrà in scena al Teatro Stabile il 16 e 17 febbraio lo spettacolo Chatu a cura dell'Associazione Culturale Neon. Chatu è una dichiarazione d'amore, è una dichiarazione d'amore a una lingua che è proprio il nostro essere siciliani, e Chatu è amore tra fidanzati, amore tra madre e figlio, è Chatu, Chatu Tsumiu, Chatu Dume Kori. Ed è una dichiarazione d'amore che serve nel momento in cui più difficile è vivere. È l'incoraggiamento che si dà al momento in cui si rischia di precipitare. E questo è il momento giusto. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento. Lager, l'Unione Europea regolamenta i criteri sulla pesca nel Mediterraneo. Previsto quest'estate un ulteriore incontro per la regolamentazione dei muloni. L'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli, riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato!